leggiamo insieme il Salmo 46. Salmo 46. Gloria al Signore. Dio è per noi un rifugio ed una forza, un aiuto sempre pronto nelle ristrette. Perciò noi non temeremo, anche quando fosse sconvolta la terra, quando i monti fossero smossi in seno ai mari, quando le acque del mare mugissero e schiumassero e per il loro gonfiarsi tremassero i monti. V'è un fiume, i cui rivi rallegrano la città di Dio, il luogo santo della dimora dell'Altissimo. E Dio è nel mezzo di lei. Essa non sarà smossa. E Dio la soccorrerà allo schiarire del mattino. Le nazioni rumoreggiano, i regni si commuovono, egli fa udire la sua voce e la terra si strugge. L'Eterno degli eserciti è con noi, l'Iddio di Giacobbe è il nostro alto ricetto. Venite, mirate le opere dell'Eterno, il quale compie sulla terra cose stupende. Egli fa cessare le guerre fino all'estremità della terra, rompe gli archi e spezza le lance, arde i carri col fuoco. Fermatevi, egli dice, e riconoscete che io sono Dio, io sarò esaltato fra le nazioni, io sarei esaltato sulla terra. L'Eterno degli eserciti è con noi, l'Iddio di Giacobbe è il nostro alto ricetto. Benedica il Signore la lettura della sua parola ai cuori nostri. Gloria a Dio, vogliamo cantare l'inno 517. Cantico 517. Vivevo assetato, triste e nero, nel capitolo 12 dell'Epistola agli Ebrei, dal verso 18. Poiché voi non siete venuti al monte che si toccava con la mano, avvolto nel fuoco, né alla caligine, né alla tempesta, né al suono della tromba, né alla voce che parlava in modo che quelli che l'udirono richiesero che niuna parola fosse loro più rivolta, perché non potevano sopportare l'ordine anche se una bestia tocchi il monte e sia lapidata. E tanto spaventevole era lo spettacolo
che Dio, Mosè disse: io sono tutto spaventato e tremante, ma voi siete venuti al monte di Sion, alla città dell'Iddio vivente, che è la Gerusalemme celeste, e alla festante assemblea delle miriadi degli angeli, e alla chiesa dei primogeniti che sono scritti nei cieli, e a Dio, il giudice di tutti, e agli spiriti dei giusti resi perfetti, e a Gesù, il mediatore del nuovo patto, al sangue dell'aspersione che parla meglio di quello d'Abele. Guardate colui che parla, perché se quelli non scamparono quando rifiutarono colui che rivelava loro in terra la sua volontà, quantomeno scamperemo noi se voltiamo le spalle a colui che parla dal cielo. Fino a qui la lettura della parola del Signore, e fermiamo la nostra attenzione a una parte del verso 22 che dice, o 24 che dice: e a Gesù, il mediatore del nuovo patto, e al sangue dell'aspersione che parla meglio di quello di Abele. Meglio di quello di Abele. Qui la storia in breve: lo Spirito Santo mette insieme la grande differenza che c'è fra tutto quanto l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento, l'Antico Patto e il Nuovo Patto. Il tema generale dell'Epistola agli Ebrei è proprio questo: la superiorità del patto nuovo che Dio ha fatto con gli uomini per mezzo di Gesù. L'Antico Testamento è stato bello, ma il fondamento dell'Antico Testamento era la paura, era il terrore, talché quando Dio parlò a Mosè sul Sinai, tutti dovevano avere paura e s'allontanarono tutti, perché il fuoco era tanto, perché i tuoni erano tanto, al punto che Mosè disse: io sono tutto spaventato e tremante. Eppure Mosè era un uomo che aveva avuto grandi rapporti con Dio e aveva assistito a manifestazioni eccezionali della potenza di Dio. Tuttavia, quando Dio parlava, egli era tremante e spaventato. Ma voi non siete così. Non siete venuti a quel monte. Siete venuti a un altro monte. Se potessimo aver tempo e parlare di tutti i monti della Bibbia, scopriremmo che ognuno di loro ha un significato spirituale, ma il monte più caro per te e per me è il Monte Calvario, dove Gesù ha sparso il suo sangue, dove Gesù ha messo la sua vita per noi, dove egli ha preso il nostro posto sulla croce del Golgota. E alla fine dice: voi siete venuti a questo meraviglioso nuovo rapporto con Dio, che è un rapporto di gioia, che è un rapporto di felicità, che è un rapporto meravigliosamente glorioso. Ma soprattutto, e non dimentica lo Spirito Santo di ricordarcelo sempre, tutto questo è dovuto a un fatto importante: a Gesù. Siete venuti a Gesù. Senza di lui tutto sarebbe come antico, ma quando Gesù è venuto ha modificato tutto e ha portato questa nuova, meravigliosa grazia, un patto nuovo con gli uomini. E lo ha fatto perché è mediatore di questo nuovo patto, e l'ha fatto con il sangue che ha sparso sulla croce del Calvario, sangue che parla meglio di quello d'Abele. E allora dobbiamo necessariamente rivolgerci alla storia d'Abele. Io ne parlo sempre con grande dolore nel cuore, perché l'ultima predica che ho fatto su Abele e Caino mi ha profondamente colpito. Ho dovuto predicare dinanzi a tutte le autorità della Campania per quel uccisione che c'era stato di quel ragazzo che non aveva detto neanche una parola dinanzi ad un amico
che stava rubando un motorino l'ha solo guardato, e questo giovane ragazzo era un membro della nostra comunità di Portici, ma dinanzi allo sguardo in qualche maniera accusatore di "no, non devi farlo", quest'uomo, questo giovane, altro giovane, in un momento ha tirato fuori la pistola e l'ha ucciso. E predicai proprio su questo testo, che il mondo è fondato su queste cose. D'altra parte, questo primo omicidio, ricordatevelo sempre, è legato ad un fatto. Non è una questione politica, non è una questione sociale, ma il primo omicidio è sorto per ragioni religiose. E ne ha uccisi più la religione nella storia che la politica. Ma questo non ci interessa. Qui lo Spirito Santo spinge lo scrittore sacro a ricordarci una cosa, che è come se il sangue d'Abele gridava, perché era sangue innocente, la voce, dice Gesù a Caino dopo che ha ucciso suo fratello, la voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra, c'è qualcun altro che è innocente. È innocente più di Abele. Caino uccise Abele. Il sangue d'Abele e quello di Gesù rappresentano due vite innocenti uccise dai peccatori colpevoli. Eppure il nostro testo afferma che il sangue di Gesù parla meglio del sangue d'Abele. Perché? Il sangue di Gesù e la sua vita innocente parla meglio del sangue d'Abele. Alcune considerazioni. Per quanto Abele fosse innocente, era sempre un uomo imperfetto. Tant'è vero che offriva al Signore dei sacrifici per coprire il proprio peccato. Mentre Gesù è il perfetto e immacolato Figlio di Dio. Egli è stato tentato in ogni cosa senza commettere peccato. Santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori. Ecco perché il sangue di Gesù parla meglio di quello d'Abele. Non solo, il sangue d'Abele rappresenta una vita perduta a causa del peccato. Il peccato è entrato nel mondo e entrando nel mondo ha fatto la prima vittima, Abele. Ma il sangue di Gesù invece rappresenta una vita donata in sacrificio per il peccato. Il sangue di Gesù rappresenta alla fine dei secoli è stato manifestato il Cristo di Dio per annullare il peccato col suo sacrificio. Il sangue d'Abele parla di un misfatto a causa di una vita perduta a causa del peccato. Il sangue di Gesù parla invece di un'opera di grazia. Egli è venuto per cancellare il peccato. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Il sangue d'Abele manifestò la colpa di Caino. Infatti al capitolo 4 e al verso 10 è detto: il Signore disse: che hai fatto? Il sangue del tuo fratello grida a me dalla terra. Ora tu sarai maledetto. Ma il sangue di Gesù è un sangue che purifica da ogni colpa, benedetto sia il nome del Signore. Purifica la coscienza dalle opere morte per servire l'Iddio vivente. E l'Apostolo Giovanni poteva dire, ispirato dallo Spirito Santo: se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di non essere senza peccato, mentiamo e la verità non è in noi. Ma se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da rimetterci i nostri peccati e purificarci da ogni iniquità. Il sangue di Gesù purifica la coscienza. Il sangue d'Abele grida vendetta. Il sangue d'Abele gridava vendetta. Il sangue grida a me dalla terra. Il sangue d'Abele diceva dinanzi a Dio: qualcuno mi ha ucciso, devo essere vendicato. Ma il sangue di Gesù grida perdono. Vi ricordate?
Gesù in croce. Una delle sue parole famose è: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E ancora dice l'Apostolo, ispirato dallo Spirito Santo: in Cristo abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua gloria. Dio nel suo grande amore aveva preparato l'agnello purissimo e innocente che serviva per versare il proprio sangue per la nostra salvezza. Il sangue di Abele procurò a Caino una pena tanto grande da sopportare, tant'è vero che Caino disse: il mio peccato è troppo grande perché io possa sopportarlo. Ma il sangue di Gesù ha prodotto un perdono che è tanto immenso, tanto infinito da non poter essere spiegato. Credendo in Lui, dice l'Apostolo Pietro, benché ora non lo vedete, voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della fede, la salvezza delle anime. Cioè, in altre parole, l'opera che Gesù ha compiuto sulla croce, il sangue che ha sparso, la vita che ha donato, ha provveduto il peccato, ha provveduto il perdono dal peccato e ha provveduto un perdono immenso, infinito. Non c'è assolutamente peccato che non possa essere perdonato. Tu puoi essere stata la persona più buona del mondo e hai bisogno della salvezza, perché nessuno di noi è degno del cielo. Ma può essere stato anche qualcuno il peggiore degli uomini. Ne sentiamo di tanto in tanto di persone che hanno commesso orribili crimini. Ebbene, costoro anche possono ottenere lo stesso perdono meraviglioso mediante l'opera di Gesù e del suo sangue. Il sangue di Abele allontanò da Dio, tant'è vero che Caino dice: tu oggi mi scacci dalla tua presenza, sarò vagabondo e fuggiasco sulla terra, chiunque mi troverà mi ucciderà. E così il Signore mise un segno su Caino perché nessuno trovandolo l'uccidesse. Qualcuno ha detto: beh, Dio è stato un po' duro, non era meglio che qualcuno a quest'uomo che era così ormai afflitto e triste e che aveva questo peccato troppo grande da poter sopportare, questo peso e questo forse questo rimorso in sé, forse se qualcuno l'uccideva risolveva il problema? No, il Signore mise un segno su Caino perché nessuno l'uccidesse, perché Caino, nonostante tutto, avrebbe potuto ottenere il perdono di Dio se avesse mutato la sua condizione. Aveva detto: sono forse io il guardiano di mio fratello? Ma poi, dinanzi alla parola di Gesù, di Dio, il suo cuore ha risentito, la sua coscienza ha risentito e disse: tu mi scacci dalla tua presenza. E un uomo lontano dalla presenza di Dio è un fuggiasco, è un uomo senza speranza. Ma il sangue di Gesù non ci allontana, ma ci avvicina a Dio. Tant'è vero, in Cristo voi che eravate lontani siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Cioè, in altre parole, ogni volta che tu ed io ci accostiamo a Dio unicamente perché Gesù ha sparso il suo sangue per noi. E siamo al sicuro, non perché siamo meglio degli altri, ma perché noi abbiamo accettato Gesù come il nostro personale salvatore, ci siamo identificati nell'opera del Calvario e quindi abbiamo accettato l'opera che Gesù ha compiuto per noi, abbiamo creduto che l'opera sua è un'opera perfetta e abbiamo ottenuto il perdono dei nostri peccati. E infine, il sangue di Abele produsse timore e inquietudine. Caino dirà: sono vagabondo e fuggiasco sulla terra, chiunque mi troverà mi ucciderà. Ma coloro che invece
permettono di essere lavati dal prezioso sangue di Gesù, ricevono sicurezza e tranquillità. Mentre noi eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più ora che siamo giustificati per il suo sangue, saremo salvati dall'ira. Cioè, in altre parole, l'opera di Cristo è un'opera che produce pace, che produce sicurezza, che produce serenità, che produce gioia. E nel mondo in cui viviamo la gioia e la sicurezza sono assolutamente importanti e fondamentali. Possiamo avere tutto, e Dio sia lodato per quello che il Signore ci provvede, ma senza la sua presenza siamo gli uomini più miserabili del mondo. Guardate la gente intorno a noi. Non ha pace, non ha serenità, non ha coraggio, non ha gioia. Oh sì, la gioia effimera del mondo. La gente impazzisce, clamore, rumore, la chiamano musica alcuni, ma è rumore. E dopo aver tanto ballato magari una notte intera, purtroppo tornano a casa sotto i fumi dell'alcol e molti di loro non arrivano neanche a casa propria, la loro fine è una fine penosa e triste. Io credo che tutte le volte che sentiamo queste storie i nostri cuori sono avviliti, o no? Abbiamo dentro di noi una pena, giovani nel fiore della vita che in qualche modo perdono tutto e unicamente perché cercano dove non possono trovare né pace né gioia e non sanno che la vera pace la dona il principe della pace. Colui che ha detto, ecco, io vi lascio pace, io vi do non come il mondo dà. E l'opera del Calvario è un'opera perfetta. Nessuno di noi mai lo dimentichi. Purtroppo molto spesso noi dimentichiamo il fatto che il nostro rapporto con Dio si fonda sull'opera che Gesù ha compiuto sulla croce per noi. È un'opera perfetta. Il problema della gente è che non si ravvede. Io non so se Caino si sia mai ravveduto. La scrittura non ne parla. Mette in evidenza l'aspetto negativo della sua esperienza per in qualche maniera richiamare l'attenzione di tutti quelli che leggeranno attraverso i secoli a venire la scrittura, per scoprire il grande, tremendo giudizio che cadde su lui. Io spero che si sia ravveduto, ma il messaggio giunge a noi per ricordarci che c'è un sangue che parla meglio di quello d'Abele, è il sangue di Gesù. Quindi chiunque crede in Cristo e riconosce che col suo peccato ha causato la morte di Gesù, e qui è una cosa molto importante. Bisognerebbe ricordare che se non ci fosse stato nessun altro sulla terra, Gesù sarebbe morto per il mio peccato. Egli ha preso il mio posto. Egli si è caricato dei miei peccati. E ognuno di noi deve dire questo. Ora, quando si pensa a Gesù che è venuto per essere il Salvatore del mondo, è una cosa bellissima. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del peccato del mondo. Ma il peccato del mondo è tolto se tu ed io ci accostiamo a Lui. Se riconosciamo che noi siamo stati quelli che hanno prodotto la morte di Gesù. Cristo è morto per i nostri peccati. Per molti secoli, dei cristiani senza conoscenza della scrittura e senza alcun senso obiettivo delle proprie responsabilità, hanno scaricato la causa della morte di Gesù sul popolo ebreo. Per secoli, e ancora oggi,
La gente quando parla di ebrei parla di persone che sono da alcuni ritenuti nemici. La cosa più importante che ognuno deve capire, perché fino a che un individuo non dice Cristo è morto per me, è morto al mio posto, è morto per i miei peccati, è morto per essere il mio salvatore, non ha capito la potenza del sacrificio di Gesù. Soltanto se riconosciamo che Gesù è morto al mio posto, ognuno di noi può dire questo, allora riceviamo la purificazione del peccato mediante il sangue di Gesù, mediante la sua morte, la vita sua sparsa per noi sulla croce. E nell'Apocalisse i santi diranno nell'eternità, colui che ci ama e che ci ha lavati e liberati dai nostri peccati col suo sangue, a lui sia la gloria, l'imperio e la potenza. Nell'eternità il sacrificio di Gesù sarà ancora l'unico tema del canto dei credenti. Ma non aspettiamo l'eternità per ringraziare Dio dell'opera sua, ringraziamolo ora, perché siamo quello che siamo soltanto perché Gesù è morto al nostro posto. E noi dobbiamo apprezzare l'opera che Gesù ha compiuto. E l'Apostolo Pietro dirà, sapendo che non con cose corruttibili, con argento e con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatoci dai padri, ma col prezioso sangue di Gesù, come quello di un agnello senza difetto né macchia. E qui la differenza. La fede in Dio non è il risultato di una tradizione, la fede in Dio è la libera scelta che ognuno di noi può fare e deve fare se vuole la salvezza. Non è assolutamente che noi possiamo essere salvati perché i nostri genitori erano salvati, perché i nostri nonni erano salvati, l'hanno scoperto i nostri giovani, l'abbiamo scoperto tutti in un certo periodo della nostra vita. Noi che siamo cresciuti all'ombra di una chiesa come questa, a un certo punto abbiamo dovuto scoprire che Gesù era il salvatore dei nostri genitori e dei nostri cari, ma non era il mio salvatore. E fino a che io non ho detto Signore salvami, ero come tutti gli altri, ancora di più ero un illuso, perché pensavo di conoscere meglio degli altri la parola di Dio. Ma tu puoi conoscere tutta la Bibbia anche a memoria, ma se non fai questo passo personale con Dio sei perduto per sempre, perché il sangue di Gesù Cristo, il figliuolo di Dio, ci purifica da ogni peccato. È la cosa più importante. La storia della Chiesa o del cristianesimo ha messo in evidenza tante cose, ma ha dimenticato la cosa più importante. Il centro della predicazione cristiana è il sacrificio di Gesù. Gesù è morto per i nostri peccati ed è risorto per la nostra giustificazione. Egli è morto ed è vivente. E l'opera sua si compie ancora oggi, perché egli, dinanzi al Padre, può divenire il tuo ed il mio intercessore, il tuo ed il mio avvocato, il tuo ed il mio mediatore. E senza un mediatore dinanzi a Dio noi non possiamo andare, perché siamo peccatori, perché siamo iniqui, perché siamo delle persone povere, perché siamo delle persone senza forza. Ma quando andiamo al Signore e diciamo Signore, io vengo a te nel nome di Gesù, ogni volta che diciamo questa parola in pratica cosa diciamo? Signore, io vengo a te per l'opera che Gesù ha compiuto per me, io vengo a te in libertà e mi accosto con piena certezza di fede dinanzi alla tua presenza unicamente perché so che Gesù ha preso il mio posto sulla croce del Calvario, ha pagato il prezzo per il riscatto dell'anima mia, il suo sangue ha purificato i miei peccati, la sua vita sparsa sulla croce ha operato questo grande miracolo. E allora il Padre ci accoglie e le tue e le mie preghiere sono esaudite.
lo Spirito Santo interviene e ci fa sempre capire grandemente quanto sia importante quest'opera profonda che Gesù ha compiuto, l'opera fondamentale su cui si fonda la tua e la mia certezza dell'eternità con Dio. E stasera il sangue d'Abele ha soltanto, ancora dopo tanti secoli, testimoniato della crudeltà, della malvagità degli uomini, ma il sangue di Gesù testimonia dell'amore infinito di Dio. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Stasera tu ed io, che un giorno abbiamo accettato Gesù come nostro personale salvatore e gli abbiamo detto: Signore, tu sei morto per me, tu sei il mio salvatore, io ti seguirò. Ricordiamo questo passo e ringraziamo il Signore per la forza che ci dà di seguirlo ancora, per riconoscerlo non solo nostro Salvatore, ma nostro Sovrano e nostro Signore. Ma se tu invece ancora non sei certo della tua salvezza, non ti basta né tutto l'oro né tutto l'argento del mondo, dice la Scrittura. È il sangue di Gesù che ci purifica dai nostri peccati, che ci riscatta dal vano modo di vivere. È Gesù, a Lui ti devi rivolgere. Puoi girare quanto vuoi, puoi appartenere alla migliore delle chiese del mondo, perché non è questa chiesa che salva, non è l'altra chiesa che salva, non esiste nessuna chiesa al mondo che salva, soltanto Gesù salva. E scoprire questo è la cosa più importante. Non ti illudere, non ti illudere, perché quando arriviamo al limitare dell'eternità, la Chiesa non c'è più, tutte quante le cose importanti del mondo non ci sono più, tutte quante le cerimonie delle nostre comunità non ci sono più, c'è soltanto Dio e noi. E il nostro rapporto con Dio deve essere un rapporto personale e lo può essere soltanto se abbiamo accettato Gesù come nostro personale salvatore. Io non so se questa parola è per qualcuno, ma certamente è qualcosa che ci ricorda il passo più importante della nostra vita. Esistono due cose importanti che tutti noi dobbiamo riconoscere. Tutti noi sappiamo la nostra data di nascita, però anche quelli che non sanno leggere e scrivere lo sanno. E tutti noi che abbiamo accettato Gesù come personale salvatore sappiamo il giorno che abbiamo fatto questa scelta, perché siamo nati di nuovo. Sei nato di nuovo. È Gesù il tuo salvatore. Sei certo della vita eterna? Se non sei certo, puoi accostarti a Gesù ora. Il sangue di Gesù Cristo, il figliuolo di Dio, ti purifica da ogni peccato. Chiniamo i nostri capi in preghiera.
Ed ora la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio il Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con noi e con tutto il suo popolo, da ora in eterno.